Allora diamo inizio a questa inaugurazione con la benedizione del presepe organizzato dai giovani di Vanza dell'associazione Mobeo. Ecco, si sono ripetuti quest'anno i giovani nel realizzare il presepe per la nostra comunità. Non c'è che da incoraggiarli, questi ragazzi, perché continuino nel loro impegno a tenere vive nel nostro paese le sane tradizioni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Padre, amico degli uomini, noi ti ringraziamo perché ci hai donato come fratello e compagno del nostro cammino il tuo Figlio unigenito. Egli è nato sulla terra per parlarci di te e mostrarci che tu hai per ogni uomo e per ogni donna viscere di misericordia. Benedici questo presepio e concedi a tutti coloro che qui contempleranno il mistero dell'incarnazione di riconoscere nel bimbo avvolto in fasce la tua grazia apparsa sulla terra. Te lo chiediamo per l'intercessione della Vergine Madre, nel nome del Padre, del Figlio Gesù, il Principe della Pace, che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Questa sera qui a Panza, 8 dicembre 2011, c'è stata la benedizione da parte del parroco, l'inaugurazione del presepe parrocchiale che stiamo vedendo, e è stato realizzato dai ragazzi dell'associazione Mobeo, che capitanati dal presidente Vito Barnava, che ancora una volta ci ha messo l'anima per dare a questi ragazzi la voglia e l'entusiasmo per andare avanti. E quindi in circa due mesi i ragazzi si sono riuniti per stare insieme la sera soprattutto e donare qualcosa di bello poi al nostro paese. La realizzazione è avvenuta in circa due mesi di intenso lavoro durante la sera soprattutto, e diciamo i materiali principali che sono stati utilizzati è stato il polistirolo per la maggior parte delle case, poi ovviamente rivestito con diciamo materiale tipo cemento e poi legno, e c'è stato lavoro per andare a raccogliere il muschio, come potete vedere, fresco nel bosco di Santa Maria al Monte, e poi ovviamente, come potete vedere, la fontana fatta in pietra verde, la pietra verde tipica della nostra isola, cortecce per fare la montagna, diciamo erba tipica che noi chiamiamo le pulci per fare questa sorta di alberello, e diciamo è andato tutto a buon fine. Un'attenzione molto minuziosa verso i particolari, diciamo Giuseppe, ci sono nelle cosiddette insenature o grotte, addirittura il pizzaiolo che inforna la pizza, oppure abbiamo
il signore che fa il bottaio. E diciamo che tutta la pazienza che Vittorio Barna, Emanuele Coppa e Costantino Polito in particolare, dobbiamo dirlo, hanno messo per realizzare questo presepe, ha fatto sì che uscisse un lavoro curato molto nei particolari. Giovani di panza, giovani che tra l'altro sono stati impegnati ancora una volta in un'attività sana e costruttiva come quella del presepe. Cosa vorresti lanciare come messaggio personale a questi ragazzi? Niente, il messaggio personale è di continuare per questa strada, comunque nel stare insieme a fare cose sane, appunto come hai detto tu, ma non solo diciamo opere come questa del presepe, anche magari si può uscire insieme, non so, fare anche cose semplici. Quindi l'appuntamento per tutti i visitatori è fino al 6 gennaio, tutte le sere dalle 17 alle 20:30. E poi nelle festività e nelle domeniche anche la mattina.